Alla webcast che avrà come tema Vault Professional. Di questa webcast ci occuperemo io ed Alessandro Facchini, io semplicemente con un ruolo di moderatore e Alessandro Facchini invece si occuperà di farci una presentazione live dei contenuti di Vault Professional. Vi dico subito che tra poco lascerò la parola ad Alessandro e per quanto riguarda la sessione domande e risposte, come abbiamo sempre fatto durante queste webcast, potete sul lato destro del vostro schermo, nella zona in cui avete la voce chat, lì potete inserire la vostra domanda che noi riceveremo. Le domande fatele tranquillamente durante la webcast. Se possibile risponderemo immediatamente, altrimenti, come sempre, avremo gli ultimi 5-10 minuti dedicati alle risposte alle varie domande che ci farete tramite quel pannello. Quali sono gli argomenti di cui andremo a parlare oggi all'interno di Vault Professional? Abbiamo definito questi tre argomenti come argomenti principali per noi. Parleremo di gestione di distinti articoli all'interno di Inventor, l'integrazione con Vault Professional, come gestire il report della distinta articoli, e il confronto distinte, quindi webcast dedicata principalmente alla gestione degli articoli e delle distinte articoli all'interno di Vault Professional. A questo punto io, senza perdere altro tempo, lascerei la parola ad Alessandro in modo che possa iniziare la presentazione live. Ricordo, scrivete le vostre domande nel pannellino delle chat. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Facchini, faccio parte del team PDM di NKE e come ha già ben presentato Mirko, oggi vi parlerò delle distinte articolo sia lato Inventor sia lato Vault. Ok, inizierei subito con farvi vedere in questo momento il Vault facendo un'apertura di un assieme e gestirlo direttamente in Inventor. Allora, vado ad aprire il mio assieme. In questo momento il Vault sta facendo un controllo dei file locali e quelli direttamente sul server per scaricare sempre l'ultima versione. Ho aperto un file non proprio piccolo, quindi con già dei sottoassiemi importanti, proprio per vedere la creazione della distinta in automatico direttamente da Vault. Allora, quello che noi vediamo in questo momento è un assieme di un motore, di un insieme. Okay. In cui sono presenti una serie di componenti. Tutti questi componenti ovviamente rappresentano quello che è il nostro prodotto, quindi rappresentano l'insieme di articoli che vendiamo, acquistiamo e dobbiamo comunque gestire. A questo punto, ovviamente, per andare a gestire al meglio la distinta all'interno di Inventor, andiamo a cliccare sul comando distinta componenti. In questa maschera abbiamo esattamente l'elenco di tutti i componenti che sono stati disegnati. I componenti hanno una serie di informazioni, in questo caso il numero parte, la struttura di distinta componenti che ci indica se le parti inserite all'interno del nostro assieme hanno una proprietà normale, ovvero significa che il pezzo è conteggiato all'interno della nostra distinta, se ci sono delle parti, come in questo caso, di riferimento, che sta a indicare che all'interno della nostra distinta questa parte non verrà considerata. Oltre a queste voci ci sono diverse voci, adesso andiamo a estrarre l'assieme principale, andiamo a estrarre anche qualche altro componente passando dal modello Vault che ci indica esattamente quello che è
il nostro browser, possiamo andare a estrarre ad esempio questi assiemi per gestirne il loro utilizzo all'interno della nostra distinta. Riaprendo in questo momento la nostra distinta, vengono accesi solamente quelli che sono estratti. Nel momento in cui io ho un file che non è stato estratto, non posso modificarne la distinta. Questo è un parametro che Vault ci consente di utilizzare per la sicurezza dei nostri file. Ovviamente, nel momento in cui io vado a estrarre il componente contenuto nel mio assieme, ho accesso a una serie di funzionalità, tipo quella di andare a modificare la struttura della distinta componenti. Nel caso evidenziato, ho estratto il mio file, quindi in questo momento io posso andarne a modificare eventualmente la struttura. E ci sono questi tipi di informazioni, ovvero quello che vi ho appena detto, normale, inseparabile, acquistato, nascosto e di riferimento. Allora, nel caso se noi mettiamo un assieme acquistato, che cosa significa? Significa che nel momento in cui viene inserito come acquistato, l'assieme risulterà a livello di distinta come un'unica parte. Mettiamo il caso che noi andiamo ad acquistare effettivamente un motore. Se noi abbiamo disegnato il motore con tutte le sue parti, ma non ci interessa la distinta, è fondamentale mettere all'interno della distinta di Inventor l'assieme come acquistato, in modo tale da non vedere proprio tutti gli elementi che compongono il mio assieme del motore. Se io lo metto invece come nascosto, questo assieme non verrà visualizzato all'interno della distinta componenti, così come se lo metto di riferimento. Detto questo, possiamo andare in Vault e generare, scusate, prima di passare a Vault, per rendere la distinta completa, è necessario andare a gestire i tab all'interno di questa schermata, ovvero nella distinta strutturata io ho la possibilità di rendere la distinta monolivello, come in questo caso, quindi lui mi fa vedere assolutamente tutti i componenti al primo livello, oppure ho la possibilità di andare a editare la distinta strutturata e dirgli di farmi vedere tutti i livelli. Ok, fatto questo, ovviamente cambia la schermata, viene aggiunto il più all'interno dell'elemento, in modo tale che io possa andare a gestire tutti gli elementi dell'assieme fino all'ultimo nodo. Ok? Nel momento in cui ho bisogno di verificare ovviamente solo la distinta solo parti, ho la possibilità di andare a abilitare, come in questo caso io avevo già fatto, di abilitare la distinta solo parti. Un'altra cosa fondamentale all'interno di questa maschera è questo tastino, che praticamente mi consente di andare a raggruppare i miei componenti in base al numero parte. Questo significa che nel momento in cui io ho più componenti anche in diversi assiemi che avranno lo stesso numero parte, i componenti verranno raggruppati e moltiplicati per le loro quantità di utilizzo. Questo consente ovviamente una visione ovviamente molto più semplificata, per quanto non quindi una ripetizione infinita dei singoli elementi, ma una visione raggruppata e una gestione più semplificata. Detto questo, andiamo a gestire a questo punto la distinta all'interno direttamente di Vault e vi faccio vedere come crearla.
Allora, vado ad archiviare il mio assieme. Ok. Archivio il mio assieme, in questo momento stavo generando il DBF, posso, una volta archiviato, faccio un refresh all'interno di Vault per verificare che sia tutto corretto. A questo punto, all'interno di Vault, nel momento in cui vado a selezionare il file che ho appena archiviato, posso andare a esplorare quella che è effettivamente non una distinta, ma un elenco parti che compone parti che compone appunto il mio assieme. Come vedete, ho tirato fuori all'interno della schermata USI il campo miniatura per facilitare il riconoscimento del mio componente. Posso ovviamente andare a tirar fuori anche il campo descrizione, sempre per facilitare il riconoscimento. Ok, una volta tirato fuori il campo della descrizione, posso poi spostarlo a mio piacimento all'interno della schermata. Ovviamente all'interno di questa schermata USI vedrò in questo momento gli assiemi e i componenti al primo livello. Anche qua, esplodendo i più, posso andare a vedere tutti i componenti fino all'ultima foglia dell'albero, che compone ovviamente il mio assieme. Detto questo, nei riferimenti invece ho la possibilità di andare a vedere da chi è utilizzato questo assieme, e in questo caso è utilizzato dalla tavola, dalla sua messa in tavola. In questo modo ho la possibilità di riconoscere direttamente da Vault, senza aprire il file, se ho la possibilità di andare a fare una modifica, magari una revisione a un file direttamente utilizzando questi due tab, Usi e riferimenti. Se nei riferimenti il mio componente che voglio andare a modificare è utilizzato da diversi assiemi, ho la possibilità di decidere se la revisione sarà retrocompatibile con tutti gli assiemi che sono contenuti all'interno che contengono il mio componente. Detto questo, andiamo a generare in automatico la distinta. E per generare la distinta ci basta fare un tasto destro, assegna aggiorna articolo. Questo comando, oltre a creare la distinta componenti, va a aggiornare anche tutte le proprietà che sono state precedentemente mappate, per trasferirle magari dal file all'articolo o direttamente dall'articolo al file. Okay? In questo momento non è presente nessun articolo all'interno di questa distinta, proprio perché volevo farvi vedere, infatti andiamo a tirare fuori il campo collegato all'articolo, proprio perché volevo farvi vedere la semplicità nel generare una distinta partendo direttamente da un assieme. Facendo tasto destro, assegna aggiorna articolo, il Vault inizia a fare una serie di operazioni. Le operazioni che vengono fatte, molto semplicemente, sono quelle di andare a leggere direttamente dal disegno la distinta componenti che abbiamo visto prima. Quindi lui va direttamente a aprire fondamentalmente il disegno, leggere la distinta componenti e riportarla fedelmente all'interno di Vault. Come vedete, una volta che ha finito i suoi calcoli, il Vault mi dà la possibilità di aggiungere informazioni all'articolo che io sto andando a creare. In questo caso io mi sono posizionato sull'articolo padre, quindi sull'assieme padre, e lui in automatico mi ha collegato, mi ha generato un codice che io ovviamente posso modificare, ma il codice che lui ha generato non è basato sul nome file, ma è basato
sul numero parte. Quindi il Vault per ogni singolo file va a leggere il numero parte e del numero parte ci crea l'articolo. Poi, come vedete, nel titolo e nella descrizione, che cosa ha fatto il Vault? Automaticamente sempre è andato a recuperare le informazioni presenti sui file, su ogni singolo file, e li ha trasferiti direttamente alla creazione di questo articolo. Se io adesso mi sposto con il mio cursore sul tab Distinta Componenti, vi faccio vedere quello che ha generato. Allora, se adesso apro la schermata, vedete che ha creato lui in questo momento, se andiamo a vedere l'iconcina che io sto selezionando, ha in sospeso la creazione di questo articolo. Significa che non ha ancora creato questo articolo, ma mi sta facendo già vedere quello che effettivamente, sarà la mia distinta. Tutto quello che voi vedete di spento sono gli articoli che lui è andato a recuperare dal disegno. Sono spenti perché con il Vault ho la possibilità di scegliere quali articoli accendere oppure spegnere. Ho la possibilità attraverso queste lampadine di andare ad accendere una lampadina e lui di default, come vedete, va a creare l'articolo andando a in una sorta di tabella temporanea a creare questo articolo con tutta la sua distinta. In questo caso anche qua non la va a accendere immediatamente, ma mi dà la possibilità di scegliere quali articoli voglio o non voglio includere nella mia distinta. È bene ricordare che il Vault considera come distinta solamente le righe accese. Quindi se io infatti vado a switchare in questa posizione le righe attive piuttosto che quelle non attive, se vado a switchare su quelle attive vedrò solamente le righe che sono state scelte da me per la creazione della distinta. Quindi, volendo io, nonostante il disegno mi presenti una distinta molto più complessa, volendo io avrei la possibilità di accendere solamente questa riga ed eventualmente passare solamente queste informazioni a un eventuale gestionale. Torniamo un passo indietro, quindi andiamo su tutte le righe e andiamo a fare una operazione un pochettino più massiccia, ovvero andiamo ad accendere tutta la distinta, gli diciamo al Vault di andare a accendere tutta la distinta partendo direttamente dal disegno. Per fare ciò c'è questo tasto che si attiva attraverso il pulsante destro che è attiva diramazione. In questo momento io ho detto al Vault di recuperare nuovamente le informazioni del file e questa volta di generare quelle che sono le mie entità articolo per gli elementi contenuti all'interno del mio assieme. Come vedete, ci metto un pochettino. Oltre ad accendere tutte le lampadine, in questo caso anche tutte quelle dei sottolivelli, lui in questo momento ha creato questa tabella temporanea, tant'è che all'interno del mio Vault non ho creato ancora nessun articolo, me la sta facendo visualizzare solamente in modo temporaneo. Questo è molto importante perché mi dà la possibilità di fare un controllo prima di andare a generare articoli che magari non sono necessari. Questa funzionalità mi dà la possibilità di essere riconosciuta attraverso quest'iconcina, creazione in sospeso. Nel momento in cui non ho presente questa iconcina, ma ho presente l'icona di una matita, invece non ho la possibilità di, tra virgolette, non creare l'articolo, perché vuol dire che l'articolo è già stato creato. A questo punto, dicendo che il mio assieme è già corretto così, passiamo alla generazione vera e propria di quello che è la mia distinta. Vado a salvare e chiudere
la generazione dell'articolo principale, quindi dell'articolo padre e dell'articolo e degli articoli figlio, e vado a vedere che cosa effettivamente è successo in Volt. Attraverso l'iconcina che vedete qua in fondo a destra, io ho la possibilità di riconoscere che questo file è collegato all'articolo. Come avete visto, quando io ho fatto tasto destro assegna aggiorna articolo, non sono andato a collegare direttamente la tavola, perché ovviamente l'articolo è la rappresentazione del modello. La tavola è un elemento che viene portato dietro in automatico dal Volt nel momento in cui vado ad associare il modello, ovviamente se la tavola esiste. Se adesso passo all'articolo, quindi gli vado a dire apri articolo, lui mi posiziona direttamente sulla distinta che ho visto prima. Infatti vedete che il modello è collegato come link primario mentre la tavola viene portata dietro senza aver fatto nessun tipo di collegamento manuale. Passo nella distinta componenti e a questo punto ho creato la mia distinta componenti andandola a leggere direttamente dal disegno. Se adesso io volessi andare a fare una modifica all'interno della mia distinta, ovviamente ho due possibilità. La prima è quella di andare a fare una modifica all'interno del disegno e ovviamente se vado a fare la modifica all'interno del disegno dovrò poi aggiornare nuovamente la distinta facendo sempre il tasto assegna aggiorna articolo e il Volt andrà a leggere direttamente la distinta del disegno e la aggiornerà anche all'interno del Volt. Il secondo modo per andare a gestire una modifica all'interno della distinta è quello di agire manualmente. Esempio, in molti casi quello che si fa per la maggior parte delle volte è di aggiungere articoli che non sono all'interno magari del mio documento. Io adesso faccio un esempio banale, la vernice è un articolo che io vado ad aggiungere in distinta, ma ovviamente non vado a disegnare. Oppure l'olio. L'olio è un articolo che è sicuramente imputabile in una distinta, ma non lo vado a disegnare. Quindi il Volt mi permette di andare a gestire anche una serie di articoli che non sono derivati solamente dal CAD, ma possono essere ovviamente implementati anche a livello manuale per completare quello che è una distinta puramente meccanica. A questo punto facciamo l'esempio di quello che può succedere all'interno di un disegno nel momento in cui io vado a modificare la struttura proprio fisica del disegno. Ora chiudo il mio articolo, vado ad aprire un componente sempre di questo di questo mio assiemone, apro il mio assieme, lo estraggo, a questo punto vado a fare una modifica, vado a togliere eventualmente questo elemento, lo vado proprio a cancellare fisicamente, quindi prima vi faccio vedere a questo punto la distinta di questo elemento, apri articolo. Ok, che ogni singolo assieme poi ovviamente che io ho generato direttamente dall'assieme padre ha la sua distinta. Quindi in questo momento se vado a vedere la mia distinta, lui contiene il pezzo NKE00001. Vado a modifica proprio a livello segno, vado a estrarre ovviamente il mio assieme, verifico tramite il pannello di Volt. E vado a cancellare questo elemento, quindi cancellando questo pezzo, la mia distinta in questo momento è ovviamente stata modificata. Quindi cosa vado a fare? Adesso vado ad archiviare le modifiche a livello di disegno all'interno di Volt, in modo tale che io gli passo tutte le informazioni. Ok,
vado all'interno di Volt e direttamente sul disegno vado a fare assegna aggiorna articolo. Questa funzionalità, come vi dicevo, va a direttamente la distinta andandola a rileggerla dall'assieme. Difatti, come potete notare, l'articolo NKE001 è stato ovviamente cancellato dalla distinta perché lui ha preso fedelmente la distinta che arriva dal CAD. Salvo e chiudo. A questo punto, ho la possibilità di andare a fare un'ulteriore modifica. Volendo, io ho la possibilità di andare a rilasciare il mio assieme, quindi vado a rilasciare tutto il mio assieme, modifica stato, gli dico di prendere anche tutti i componenti, ok, in questo modo vado a rilasciare tutta la mia distinta. Il fatto di rilasciare è un cambio stato che io uso per avvertire il mio capo piuttosto che la produzione che il disegno che io ho eseguito in questo momento è pronto per essere prodotto. Andando a modificare lo stato direttamente dal padre, ho la possibilità di attribuire l'assegnazione di questo stato a tutta la sua a tutti i suoi figli, tutti i suoi contenuti, componenti. Ok, in questo momento il Volt mi avvisa che è stata fatta una modifica e rispetto al file che io avevo in locale è stato aggiornato. Aggiornata questa modifica, la vado a passare anche al Volt, in modo tale che all'articolo, scusate, in modo tale che l'articolo sia sincronizzato perfettamente con l'ultimo disegno rilasciato. In ogni caso il Volt per avere la matematica certezza va comunque a fare un controllo sempre sulla distinta in modo tale che verifica che non sia modificato nulla, e mi va a completare quello che è la mia distinta componenti. Scusate. Il Volt dà la possibilità di andare a modificare o di andare a rilasciare anche gli articoli. Questo è importante perché consente di gestire due cicli di vita separati. Perché concede questa particolarità? Perché ovviamente se io vado ad aggiungere all'interno di una distinta come questa, vado ad aggiungere alcuni articoli che non ho disegnato, come dicevo prima, può essere l'olio o la vernice, a livello di disegno io non sono andato a modificare nulla, ma a livello di distinta invece sono andato a modificare qualche parametro, cioè sono andato a modificare proprio la distinta. Quindi, se come in questo caso io andassi a rilasciare la distinta, così come è in questo momento, che l'ho presa esattamente qui dal CAD, quindi mi è arrivata direttamente dal CAD e vado a rilasciare la sua distinta, faccio vai all'articolo, modifica stato. Anche qua, esattamente come per i file, ho la possibilità di rilasciare in blocco tutta la distinta, quindi vado a rilasciarla. A questo punto aspetto che il Volt esegua l'operazione su tutti gli articoli figlio. Rilasciando la distinta, alla distinta, così come i file, viene messo un lucchetto, in modo tale che nessun utente ha la possibilità di andarla a modificare. Una volta che la distinta è stata rilasciata, a questo punto si ha la possibilità
eventualmente di esportarla a un gestionale piuttosto che di andare a generare dei report o di semplicemente di stamparla. Il fatto di andare a rilasciare una distinta anche qua è fondamentale perché nella parte web per visualizzare le distinte è necessario che siano rilasciate nel momento in cui ovviamente è stata settata l'opzione di visualizzare solamente gli articoli rilasciati. A questo punto, come dicevo prima, io a livello di disegno non devo fare nessuna modifica, però ho la necessità di andare a inserire all'interno della mia distinta gli articoli che citavo prima, ovvero il motore e il motore, scusate, l'olio e la vernice. Per creare questa modifica dovrò necessariamente far scattare di revisione la mia distinta. Allora prendo nuovamente l'articolo padre, vado a modificarne lo stato. A questo punto non mi interessa andare a modificare lo stato dei miei elementi figlio perché la modifica la andrò a fare solamente sul padre. È sul padre che andrò ad aggiungere due elementi in distinta. Gli altri articoli non necessitano la revisione. Quindi a questo punto posso andare a dirgli che dallo stato rilasciato la distinta viene messa in lavorazione. Questo che cosa consente di fare? In automatico, come vedete, l'indice di revisione viene modificato. A questo punto l'articolo è nuovamente disponibile per la modifica e posso andarlo ad editarlo per inserire gli articoli all'interno della mia distinta. Partendo da questa schermata di distinta componenti, vado sul tasto modifica e la mia schermata si accende. Per aggiungere gli articoli è molto semplice, faccio tasto destro, aggiungi riga o d'articolo esistente, qualora il mio articolo esiste già, oppure mi dà la possibilità di creare in tempo reale un nuovo articolo per aggiungere l'articolo in distinta. Allora, vado ad aggiungere un articolo da un esistente, esempio il famoso olio, vediamo se me lo trova. Ok, mi ha trovato l'articolo che corrisponde all'olio, doppio clic e vedo che in fondo all'ultima riga mi ha aggiunto l'articolo olio. Ovviamente non mi dà il numero di posizione perché il numero di posizione mi arriva direttamente dal CAD, se voglio lo posso aggiungere, altrimenti mi dà la possibilità di andare ad aggiungerne la quantità. Se ci fate caso, adesso qua è minima la differenza, scusate, però il fatto che io stia modificando la distinta manualmente lo posso notare dal fatto che la quantità è scritta leggermente in corsivo. Ok? Questo fattore indica appunto che questo articolo è stato aggiunto manualmente e non può essere modificato. Nel senso che se io vado adesso a riaggiornare la mia distinta del CAD, questo articolo rimarrà con la quantità che io andrò a imputargli. Adesso mettiamo 10 kg di olio, vado a modificare, posso andare ad aggiungere eventualmente un altro articolo, sempre d'articolo esistente, facciamo vernice, ok, viene aggiunta anche la vernice, qua gli diciamo che sono 2 kg di vernice. A questo punto ho terminato la mia distinta e vado a salvare quello che è la mia distinta modificata. Ho terminato le mie modifiche, vado a riportare nello stato rilasciato l'articolo che sono andato a modificare.
giustamente lui mi chiede di andare a rilasciare anche i due articoli che ho appena inserito, altrimenti non mi fa andare avanti. Andiamo a farlo. Come vedete, quelli che si trovano già nello stato rilasciato, lui li salta e va a evidenziare solamente quelli che non si trovano ancora nello stato rilasciato. Facendo questo, la mia distinta ora è stata nuovamente rilasciata e mi dà la possibilità di andare a fare eventualmente un confronto tra la distinta che ho creato in precedenza in revisione A con la distinta che ho creato in revisione B. Facendomi vedere quello che c'è come differenza tra revisione A e la revisione B. Per fare questo vado ad aprire l'articolo sotto il tab distinta componenti e attraverso queste tendine posso andare a dire di confrontare questa distinta con la revisione A sempre dello stesso articolo. Facendo il confronto, lui va a fare un confronto. Adesso mi sta generando un errore. Probabilmente. Ah, perché è rilasciato, ma non dovrebbe essere quello. In ogni caso adesso mi va a creare, mannaggia, mi dovrebbe creare una sorta di report in cui, sempre in questa schermata, mi evidenzia queste due righe in colore blu, perché mi indica che sono state aggiunte rispetto alla revisione A. Adesso passo un secondo la parola a Mirko. Sì, eccomi qua. Intanto Alessandro, che tu magari provi a risolvere il piccolo problemino che ti sta dando, comincio magari a fare qualche domanda che abbiamo ricevuto nel frattempo e a dare delle risposte. Allora. Eccoci qua. Allora. Torneremo tra poco a vedere quello che Alessandro sta sistemando. Nel frattempo, alcune domande sono, vabbè, alcune relative in generale all'utilizzo di Volt e non alla presentazione che stiamo affrontando in questo momento. La prima domanda è: nel caso si abbia la necessità di sincronizzare due uffici tecnici che si trovano in due sedi separate, possono essere vicine o lontane, questo poco cambia. Esiste una soluzione per poterlo fare? Assolutamente sì. Volt Professional consente di gestire quella che viene definita una replica multisito, quindi non due ma anche più di due sedi, che tra di loro possono essere sincronizzate, si può definire quali sono le regole di sincronizzazione, quando questa sincronizzazione deve avvenire, se in tempo reale per quanto riguarda il database o meno per quanto riguarda magari i file, quindi di notte vengono risincronizzati i file generati o modificati durante la giornata. Il database magari si definisce che viene sincronizzato invece ogni qualvolta viene creato un codice nuovo, per cui che io mi trovi in una sede o nell'altra, questa cosa non incide in nessun modo sulla visibilità o meno sull'utilizzo di un codice, per cui all'istante, nel momento in cui viene staccato un codice, tutte le sedi possono vedere che è stato staccato quel codice. Sul discorso sincronizzazione dei file, invece, tipicamente si va a configurare in modo che di notte o quando preferisco io, questa sincronizzazione avvenga. Ovviamente è possibile anche forzarla, nel senso che se da database vedo che è stato aggiunto un articolo e un componente, quindi di conseguenza un file, che però non è ancora stato scaricato localmente perché magari è stato fatto pochi minuti fa da qualche collega, io posso forzare la sincronizzazione immediata di quel componente. Chiaro è che le sedi devono essere entrambe collegate tramite internet, è chiaro che la
la banda disponibile di internet fa la differenza sui tempi di sincronizzazione. Questo è fondamentale. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, nel caso così non sia, rifate la domanda tranquillamente. Un'altra domanda che riguarda più Inventor, o meglio la distinta di Inventor rispetto alla distinta di Volt, qual è esattamente la differenza tra un componente che viene definito, un componente o meglio un elemento che viene definito acquistato ed uno inseparabile? Allora, dal punto di vista di contenuto della distinta non c'è nessuna differenza. Né in termini di distinta strutturata né in termini di distinta solo parti. La differenza sta nel momento in cui vado a fare un elenco parti sulla messa in tavola, posso creare un filtro che evidenzierà e indicherà solo e soltanto gli elementi che io ho definito come acquistato, oppure il filtro opposto, quindi avere sulla messa in tavola una distinta che contiene solo gli elementi che io devo comprare o gli elementi che non devo comprare ma che devo far produrre. Ovviamente stessa cosa lato volta, quindi il fatto di definire un elemento acquistato o inseparabile in termini distinti ha lo stesso tipo di comportamento, fatto salvo il fatto che io posso fare dei filtri e quindi generare magari un paio di distinte diverse, una da mandare all'ufficio acquisti e una da mandare invece alla produzione se devo produrre quei componenti. Le altre domande tra pochi secondi, rilascio di nuovo la parola ad Alessandro in modo che possa continuare a farvi vedere la sincronizzazione della distinta, poi tra poco le altre domande. Sì, grazie Mirko. Allora, vi faccio vedere quello che vi dicevo poco fa. Allora, il confronto delle tinta. Esempio su questa distinta, vado nel tab distinta componenti. Io ho inserito qua il mio articolo vernice. E ho modificato un po' la distinta per farvi vedere le varie differenze, la vado a confrontare con la revisione A della stessa distinta. Cliccando su Confronta, questo è il report che mi evidenzia gli articoli che sono stati modificati. Allora, in questo momento, se ci fate caso, sull'icona dell'articolo è stata messa una matita dove viene modificata la quantità, dove mi evidenzia che è stata modificata la quantità. In ogni caso c'è una sorta di tooltip di pop-up che mi indica quello che effettivamente è stato modificato. Quindi in questo caso la quantità è stata modificata da 1 a 3. Per quanto riguarda invece la riga in blu dove sull'icona ho un più, l'articolo è stato aggiunto rispetto alla revisione A. Quindi nella revisione A non era inserito questo articolo, mentre nella revisione B è stato inserito. Nell'ultimo caso invece, evidenziato in rosso con una riga sopra, quindi barrato, ho l'articolo che invece è stato tolto dalla revisione B mentre era presente nella revisione A. Questo ovviamente mi dà la possibilità di, questo strumento mi dà la possibilità di fare un confronto non solo con le versioni, quindi con le revisioni di un articolo con se stesso, ma mi dà la possibilità di confrontare anche due distinte di articoli simili. Quindi mettiamo il caso che ho due macchine molto simili, con questo strumento ho la possibilità di andare a vedere le differenze che ci sono tra quelle due macchine. A questo punto quello che volevo farvi vedere è il report, come generare un report di una distinta. Per generare un report di una distinta è molto semplice. Basta andare sempre dal tab distinta, andare nel tasto destro e andare a cliccare su rapporto distinta componenti. All'interno di questo menu appare una maschera in cui vi chiede la scelta del template da utilizzare per generare il vostro report.
Di default nel Vault ci sono già una serie di report che sono stati già preconfigurati. Riferiti alle BOM abbiamo quelli di BOM multilivello, primo livello, multilivello e BOM solo parti, quindi l'elenco di solo tutte le parti. Adesso come esempio vado ad aprire un template standard, vado a generare il report e in pochi secondi lui va a generarmi una serie di informazioni, ovviamente che in questo caso questo qua, come dicevo prima, è un report standard che viene già installato nel momento in cui si installa il prodotto, che mi identifica alcune informazioni tipo il codice articolo, il titolo, la descrizione, se è l'ultima versione e qui invece tutto l'elenco della mia distinta. Io solo per farvi vedere ho la possibilità di andare a esportare questo report attraverso questo pulsante con il dischetto, quindi del salvataggio, ho la possibilità di andare a esportare questo report in tre formati, in Excel, in PDF e in Word. Volevo farvi vedere anche la possibilità che c'è di andare a personalizzare i report, sempre nella stessa distinta, ho la possibilità di andare a farvi vedere un report che ho fatto poco fa molto velocemente, NKE Demo BOM, apri e ovviamente all'interno del report lo potete modificare come meglio credete. In questo caso io, qua ho messo la thumbnail, quindi la miniatura, ho modificato quello che è il logo, piuttosto che le varie informazioni. Adesso qua volevo mettere l'immagine, no, non ha messo l'immagine, però in ogni caso, tolta l'immagine, si potrebbe mettere tutte le altre informazioni. L'ho semplificato, era solo per farvi vedere che potete modificarlo e visualizzare i report e configurarli come meglio credete. A questo punto io termino, volevo ringraziarvi tutti per la partecipazione e passare la parola a Mirko per le domande. Bene, eccomi di nuovo qua. Alessandro, non pensare di cavartela così, così velocemente. Ci sono una serie di domande a cui dare risposta. Io nel frattempo ho già dato tutta una serie di risposte alle varie domande che ho ricevuto. Alcune è il caso di condividerle in modo che Alessandro possa dare le ulteriori risposte, diciamo, a tutti. Allora, eravamo arrivati a questa, perfetto. Allora, una prima domanda, Alessandro, è: si possono fare più distinte basate sullo stesso assieme? Ad esempio, una distinta per l'ufficio acquisti, un'altra per la produzione, un'altra per il cliente finale? Ti rigiro la domanda, disattivo il mio microfono e rispondi tu in questo momento. Grazie, Alessandro. Sì, allora la risposta è sì, però ovviamente bisogna andare a cambiare quello che è l'articolo padre, in modo tale che su ogni articolo padre io posso modificare la mia distinta come diceva l'utente, per l'ufficio acquisti piuttosto che per l'ufficio commerciale e via discorrendo. È importante che venga modificato l'articolo padre, perché altrimenti se ho una sola distinta e la modifico, viene modificata per tutti.
Ovviamente per modificare la distinta posso anche copiarla senza dover ricreare tutto e modificare solamente l'articolo padre. Ottimo, grazie Alessandro. Un'altra domanda. Questa violetta, perfetto. È possibile inserire la distinta creata in Volt all'interno di una tavola 2D di Inventor? Allora, direttamente da Volt, direi di no, nel senso che potete farlo tramite l'Excel con il copia e incolla, ma direttamente da Volt, eventualmente con della programmazione molto spinta, però di default no. Mi permetto di aggiungere un'informazione a questa richiesta fatta dall'utente. In realtà la cosa da capire è quale sarebbe la necessità, cioè quali sono le cose che ci si aspetta di inserire all'interno di una distinta di Volt, che si pensa di non poter inserire all'interno di una distinta di CAD, e quindi capire bene quali sono le necessità che si hanno, perché tipicamente non è una procedura normale quella di utilizzare la distinta contenuta in Volt all'interno di una messa in tavola. Normalmente nella messa in tavola la distinta che viene visualizzata è fondamentale, sia la distinta del modello CAD 3D, pur con dei modificatori, alcuni li ha fatti vedere Alessandro, altri magari per questioni di tempo chiaramente non possiamo farli vedere tutti, ma volendo la possibilità di aggiungere degli articoli virtuali è possibile farlo, dei componenti virtuali è possibile farlo direttamente dal modello 3D, quindi tipicamente il flusso è dal modello 3D verso il Volt. Difficile che ci sia realmente la necessità di far tornare quella distinta in una messa in tavola. Quindi in questo caso sarebbe importante capire esattamente qual è la necessità in modo da poter dare una risposta precisa. Facciamo un'altra domanda, sono parecchie, quindi bene, positiva la cosa, vuol dire che ha suscitato comunque interesse. Ok. Alessandro, è possibile gestire la revisione su Inventor sincronizzandola con la revisione dell'articolo del Volt? Oppure sono due informazioni separate? Allora, sincronizzare direttamente la revisione dell'articolo con la revisione di Inventor, no. Quello che eventualmente è possibile fare, una volta che il file è collegato all'articolo, andare a mappare la revisione dell'articolo con un campo, una properties di Inventor. Perfetto, quindi fondamentalmente anche se utilizzando questo escamotage, tra virgolette, di cui ci hai appena parlato, è possibile comunque fare in modo che nelle proprietà del componente del documento si veda una revisione che invece è la previsione contenuta all'interno dell'articolo. Grazie Alessandro, ancora un paio di domande. Allora, alcune domande relative, qui magari rispondo velocemente direttamente io e Alessandro eventualmente intervenga se dico una fesseria. Allora, domande relative alla differenza che c'è tra Vault Basic e Vault Professional. Alcune domande sono relative all'utilizzo, ad esempio, del copia file di progetto all'interno di Vault Basic. Chiedo scusa, perché è una copia di progetto strutturata è necessario avere Vault, ok. La domanda è se è necessario avere Vault per creare una copia di progetto strutturata. La risposta è assolutamente sì. Fortunatamente queste funzionalità sono state implementate e anche molto molto bene nel Vault. Potrebbe bastare il Vault Basic per fare parte di quello che è stato chiesto, cioè gestire una copia progetto di un modello 3D. Chiaro è che non avendo il Vault Professional che gestisce gli articoli, non è possibile poi gestire la copia degli articoli, ovviamente, quindi della distinta stessa. Ma col copia progetto si riescono a fare tante belle cose. Ed è una caratteristica tipica del Vault, anche Basic. Mentre
Altra domanda relativa alla differenza tra Vol Basic e Vol Professional è se Vol Basic si può se Vol Basic si può interfacciare anche con i gestionali e anche sì, l'altra domanda ora non ricordo bene a quale argomento facesse riferimento, che mi viene chiesto se alcune funzionalità. Ah, ok, le funzioni legate alla distinta se vengono utilizzate, se sono disponibili anche nel Vol Basic. Ovviamente anche in questo caso la risposta è no. Il Vol Basic non ha tutta la parte di gestione degli articoli e di conseguenza non avendo la gestione degli articoli non ha nemmeno la possibilità di gestire le distinte. Quindi le distinte così come le abbiamo visto oggi. Quindi è necessario avere Vol Professional. Chiaramente usando Vol Basic è necessario avere un server dedicato. Ma allora la risposta tipicamente è sì. Anche se in situazioni molto particolari dove magari l'utente a utilizzare l'inventor è uno e uno soltanto. Si può pensare, non è una cosa consigliata, ma si può pensare di utilizzare la workstation stessa che faccia anche da server di Vault. Resta fondamentale gestire in maniera molto molto attenta poi la parte di backup, perché chiaramente avendo tutto sulla propria workstation, sia il Vault che la parte client, al di là delle prestazioni che ovviamente vanno un po' a degradare, ma avendo una workstation magari ben carrozzata questo problema lo si risolve, diventa fondamentale avere dei backup costanti, fatti bene, dei propri dati, perché a quel punto li avrei tutti sulla mia workstation e sul server non ci sarebbe nulla. Quindi anche da questo punto di vista fate molta attenzione. Aggiungo un'altra cosa io. La webcast che abbiamo fatto oggi era da considerarsi assolutamente una webcast non base, nel senso che non siamo partiti dalle funzionalità base del Vault per far capire quelle che sono le differenze tra i vari Vault, cosa può fare uno, l'altro, come si utilizza in termini In termini, chiedo scusa, c'era un'interferenza, in termini di funzionalità di base, abbiamo dato per scontato, anche perché abbiamo già fatto molte altre webcast in merito, abbiamo dato per scontato che queste cose le conosciate già. Invito comunque tutti voi, se ci sono altre domande, andate avanti pure a scrivere nel pannello delle domande, proseguiremo nel dare risposte. Se invece le domande sono terminate, vi inviterei comunque, visto che le domande sono state parecchie, quindi molto interessante. Vi faccio rivedere la slide dove intanto vi ringrazio, vi invito a segnarvi eventualmente i nostri riferimenti, quindi scrivete tranquillamente a me ad Alessandro se ci sono ulteriori domande, se volete informazioni più dettagliate, se volete magari un incontro anche per poter discutere di casi concreti, reali, di quali sono le vostre necessità. La webcast che abbiamo appena terminato, è stata registrata, verrà pubblicata tra pochi minuti sul nostro canale web, sul nostro canale YouTube, chiedo scusa, e poi di nuovo sul nostro vlog che potete trovare al nostro indirizzo internet www.nk360.com nella sezione vlog, videolog. In quella sessione trovate tutte le webcast fatte nel corso degli ultimi anni. Penso non ci siano altre domande, quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito davvero a scriverci per qualunque cosa e a questo punto vi ringrazio da parte mia e da parte di Alessandra. Buona giornata a tutti.